Buongiorno a voi in questa domenica 10 aprile, Domenica delle Palme, una domenica che ripresenta l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, quel Gesù che chiede ai suoi discepoli di andare a prendere un puledro e se gli chiedessero qualcosa di rispondere perché il Maestro ne ha bisogno. È una bella chiave di lettura. Il Maestro ha bisogno, sì, di quella collaborazione. Ma ne ha bisogno per mostrare il volto vero del Messia. È un Messia mite, che non si vuole imporre con la violenza, ma che non può nemmeno trattenere l'osanna della folla, la gloria che la folla gli riconosce. E anche quando qualcuno vorrebbe mettere a tacere quelle voci, Gesù risponde: se non parlassero loro, parlerebbero le pietre. Dunque, un maestro che entra e sa di dover affrontare l'incomprensione, il giudizio, la morte. E quanto ci viene consegnato nel racconto del Vangelo di Luca, che affronta diversi scenari, dal cenacolo a poi alla cattura di Gesù, al giudizio del Sinedrio, poi di fronte a Erode, a Pilato, fino a essere, spinto al Calvario per la sua ultima ora. E mi piace sottolineare in questo lungo racconto come davvero il Signore abbia bisogno di questa compagnia, dell'amicizia, dei discepoli. Ce ne accorgiamo nelle parole del Cenacolo, quando egli consegna il suo testamento: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Ma quando i discepoli fanno fatica a capire, egli rinnova quell'impegno, occorre farsi servi, perché chi è più grande? Chi sta a tavola e si mette a servire, come ha fatto il vostro maestro? Dunque, riscoprite la bellezza di questa mia presenza che vuole infondere un stile, uno stile di vita nuova di chi affronta ogni giorno, la vita donandola, mettendosi al servizio anche a costo di essere incompreso, anche a costo di essere giudicato male. Ed è proprio il suo amore, questa sua vicinanza che guarisce i discepoli. Pensate che leggeremo anche il cosiddetto tradimento di Pietro, quel Simon Pietro che dice: ma io sono pronto ad andare in prigione e alla morte per te, e Gesù che gli preannuncia il suo tradimento. Ancora una volta, il maestro che cerca i discepoli e i discepoli che non sono all'altezza di questo compito. E quelle folle che osannavano Gesù all'ingresso di Gerusalemme saranno quelle che seguiranno a distanza la via Crucis. E nel Vangelo di Luca Gesù è davvero solo. Non vengono citati nemmeno Maria e Giovanni, perché vuole dare proprio questo messaggio. Gesù ha sperimentato comunque nel suo cuore tutta la solitudine. Invece si sottolinea la presenza dei due ladroni e quel regno esaltato dalle folle, che si aprirà proprio con il sangue di Cristo. A quel ladrone, il primo santo, sì, che entrerà in paradiso, perché sarà Dio a dire: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che davvero riusciamo oggi a lasciarci toccare il cuore, a uscire dall'anonimato delle folle per dire con tutto noi stessi: Signore, io voglio seguirti, rimanere con te, sapendo che il tuo regno inizia qui, quando imparo ad amare da te. Buona domenica a tutti.